concentra una delle dimensioni del colore in assoluto più importanti. Quando noi facciamo restaurativa diretta o indiretta, sicuramente uno degli aspetti su cui siamo focalizzati è riprodurre le corrette traslucenze. Questo non tanto magari sui denti posteriori, su cui possiamo giocarci, o sulle zone cervicali del dente, ma certamente la fase in cui noi andiamo maggiormente a essere concentrati sulla traslucenza e la zona del dente su cui siamo maggiormente concentrati è quando noi dobbiamo riprodurre un'area incisale. Quando riproduciamo un'area incisale dobbiamo assolutamente interpretare qual è il tipo di traslucenza che dobbiamo riprodurre. Questo tantissimo lo vediamo sui centrali e sui laterali. E a questo punto dobbiamo decidere come attuarlo. Quando facciamo un restauro di tipo indiretto entra in gioco il tipo di spazio di preparazione che noi lasciamo, ma non voglio parlare di questo oggi, lo vedremo magari in un altro video protocols. Quando facciamo restauri di tipo diretto possiamo ragionare in modi diversi. Come possiamo fare? Se noi andiamo a applicare una tecnica a due strati principali, quindi un corpo dentinale che arriva per tutta la lunghezza del dente fino all'incisale e uno smalto che ha un ricoprimento vestibolare, non possiamo sicuramente giocare moltissimo sulle traslucenze incisali. Magari abbiamo un dente da riprodurre che ha una certa opacità incisale, quindi va benissimo. Parliamo invece di traslucenze, così come moltissimi autori, da Lorenzo Vanini a Didier Dicci, a Newton Fall, a miei maestri, Roberto Sprafico, Adamo Monari, ci hanno insegnato. Come possiamo applicare questo tipo di traslucenze? Ovviamente abbiamo molti modi. Noi nei nostri protocolli principalmente abbiamo due comportamenti. Andiamo a utilizzare una tecnica a tre strati dove abbiamo un guscio palatino di smalto, un corpo di dentinale più o meno opaco centrale e un guscio vestibolare di smalto. Quando noi facciamo questo, riusciamo sicuramente a lavorare molto di più sulle traslucenze in quella zona incisale che ovviamente non è molto spessa e quindi ci permette di poter vedere questo tipo di effetto. Guardando il dente in visione frontale, noi in base ai mammelloni e alla riproduzione dei mammelloni che vogliamo ottenere, possiamo lavorare in diversi modi. Quindi, come dicevo, generalmente ci comportiamo in due modi. Tra i mammelloni lasciamo una zona vuota rispetto al corpo dentinale che andiamo a riempire o con uno smalto e quindi in quelle zone noi avremo smalto a tutto spessore che creerà appunto un effetto di traslucenza grazie alla poca opacità che quel materiale ha, o addirittura se vogliamo enfatizzare questo possiamo andare ad applicare a modi sandwich in mezzo a questi due gusci palatino e vestibolare di smalto dei materiali che sono ancora più traslucenti. Per darti un'idea, hanno una traslucenza che è quasi come il vetro e andiamo a posizionarli in mezzo a questi due strati di smalto, questi materiali che possono essere chiamati a livello commerciale traslucenti o opalescenti, e quindi questo ci enfatizza moltissimo l'effetto di traslucenza. Altri modi che noi usiamo meno sono quelli, ad esempio, di applicare degli stain, dei supercolori fluidi con delle varie colorazioni per dare un po' questa tonalità. Ma se vogliamo realmente giocare con le traslucenze, questi due modi sono quelli che generalmente sono più utilizzati. Quindi, riassumendo, noi abbiamo la possibilità di rappresentare, specialmente in mezzo ai mammelloni, un certo tipo di traslucenza grazie al fatto che andiamo a mettere a tutto spessore dello smalto o grazie al fatto che andiamo a applicare uno spessore palatino e uno vestibolare di smalto e in mezzo a questi due andiamo a posizionare un traslucente che ha praticamente un livello di trasparenza elevatissimo e enfatizza questo effetto. Questa è la mia condivisione di oggi. Ricordiamoci che nel dente giovane questo può fare veramente la differenza.